Lei canta per passione, è avvocato, sì, ha cantato in tanti teatri di spessore, bravo. Ha portato in giro, forse continuerà anche quest'estate con lo spettacolo da Napoli a Broadway, poi scrive poesie, scrive sui giornali della sua città, insomma molto conosciuta ed è brava. Lei è anche soprano, signore e signori, Fiorella Sepe! Ciao Fiorella, benvenuta! Buonasera a tutti. E questo microfono? Ciao Fiorella, no. Sempre elegante. Ah, l'altro? Togli quella. Ok. Allora Fiorella, scusa che qua stiamo cercando di organizzarci, non so come funziona, va bene. Funziona vieni così, qui, vieni qua. Va bene, hai quello, okay. Va bene così. Buonasera allora, a tutti. Allora, benvenuta Fiorella, grazie per aver accettato il mio invito. Sempre, con il mio piacere. Ha un viso dolcissimo, non credete, non vedete, guardate che viso che ha, adesso divento livido, no. Allora Fiorella, tu stasera ci canterai insomma le canzoni che tra poco Ralf ci leggerà. Due canzoni importanti, sì. Tu sei una cosa grande e Corre in grado, canzoni di fama internazionale. Allora Fiorella, classiche, le sì, famose, bellissime, che già so come canti e come le canterai. Perché tu, diciamo, oltre che a interpretarle, ci metti la passione giusta per farle vivere, per dare proprio quella vitalità appunto nella tua interpretazione, sei veramente brava. Io ti ringrazio tanto, ma guarda, se io non dovessi sentirle le canzoni quando le canto, io non le canterei, quindi ci metto il cuore. Grazie. Non ci rimane altro che lasciarti al nostro pubblico, signore e signori, Fiorella Sepe. No, prima ancora in grado. Vedi che bello della diretta.
Grazie a voi. Alla prossima, grazie. In bocca al lupo, Fiorella.